Dalla sanità lombarda a quella del Piemonte, ne abbiamo parlato direttamente con il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. La questione dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, ma non solo, all'ordine del giorno, se ne è parlato anche in Lombardia, è stato sbloccato, anche il Piemonte però ha sbloccato 803 milioni per le ASL. Sì, questo è il frutto del nostro buon governo, perché è il risultato del rispetto del piano di rientro e quindi abbiamo recuperato dei nostri soldi che ci spettavano e quindi abbiamo messo poi queste risorse subito in circolo, proprio oggi questa liquidità entrerà nel sistema per pagare i fornitori. Aggiungo che abbiamo fatto di più, abbiamo costruito un modello che ci consentirà di pagare i fornitori entro 60 giorni nel 2014. Questa è una risposta anche alla questione del piano di rientro, no? Perché c'erano dei debiti che risalivano al precedentemente. Abbiamo trovato una situazione difficilissima, abbiamo salvato il Piemonte, adesso lo stiamo non solo portando in sicurezza ma lo stiamo rilanciando. Bisogna tener duro anche nelle difficoltà, perché chi la dura la vince, io sono convintissimo di questo. Senta, cosa ne pensa? Si parla molto anche della questione IVA, IMU, si sta cercando la copertura, ma dove si potranno trovare i soldi secondo lei? Guardi, fino a questo punto il governo si sta caratterizzando per le parole e assolutamente e non per i fatti, soprattutto non ha fatto quelle riforme che erano necessarie, che sono necessarie, che sarebbero necessarie per rilanciare il sistema produttivo. Noi abbiamo bisogno di diminuire la tassazione, abbiamo bisogno anche di incentivare i consumi, perché abbiamo un mercato interno che è veramente ridotto allo stremo. Si sta perdendo del tempo prezioso. Noi diciamo che per rilanciare il nostro sistema bisogna affrontare e risolvere la questione settentrionale, che non è soltanto una bandiera politica, è una cosa oggettiva. Oggi le produzioni e il motore dell'economia sono al nord, oggi come ieri, soltanto che il sistema produttivo sta morendo, e se noi ci immaginiamo quello splendido manifesto, splendido perché era molto efficace, del nord come gallina dalle uova d'oro, oggi la gallina sta morendo, o la salviamo o non ce n'è per nessuno. L'ultima questione riguarda la cittadinanza. A parte le polemiche, oggi il ministro Chiangi ha detto che non è solamente una questione, gli ussoli, solamente che riguarda gli stranieri in Italia, ma anche gli italiani all'estero, anche una questione di dare una diversa immagine dell'Italia all'estero. Guardi, io penso che abbiamo tanti problemi e abbiamo una difficoltà enorme per i nostri giovani a trovare lavoro. Non c'è bisogno di fare del nostro paese il paese dell'immigrazione facile. L'attribuzione della cittadinanza in base allo ius soli è tipica di contesti socio-economici profondamente diversi dal nostro. Noi abbiamo una crisi economica molto forte e quindi non abbiamo la necessità di avere così tanta immigrazione. L'immigrazione va regolamentata, ci sono delle regole che vanno fatte rispettare, e poi l'immigrazione presuppone anche, cioè l'immigrazione deve portare ad un'integrazione sul nostro territorio. L'integrazione si ha facendo rispettare le regole e adeguandosi a quello che è il nostro sistema. L'immigrazione senza regole pone a rischio l'integrazione e quindi gli stessi diritti degli immigrati. Un ultimo tema riguarda l'Expo. Piemonte si pone come capofila del cluster del riso. Sì, innanzitutto l'Expo è sul confine, quindi non è soltanto una cosa che riguarda la Lombardia, e grazie al lavoro del presidente Maroni, al lavoro che stiamo facendo insieme, il Piemonte si propone di partecipare all'organizzazione di questo evento. Dal nostro punto di vista il cluster del riso è perfetto, perché noi abbiamo tante aree risicole e quindi vogliamo dare il nostro contributo, vogliamo far sì che i flussi turistici arrivino anche in Piemonte e che ci sia quella giusta promozione per il nostro territorio.